altra sezione, come ho già detto, del Piemonte, sezione centenaria e la sezione Val Susa. ...2700 sono i soci, 36 gruppi dislocati lungo tutta la Val Susa, dalla cintura di Torino sino ai confini della Francia. Cosa dire di questa sezione? Una sezione anche lei che rievoca e ci porta alla memoria tanta storia di tanti battaglioni, di tanta storia di noi alpini che abbiamo sempre portato avanti e servito in modo ineccepibile, impeccabile la nostra Italia. Fanfara, sezione Val Susa. Picchiamo sugli imperiali, facciamo sentire che arrivate. Fila il vessillo col presidente, il consiglio sezionale e una delegazione dei Chasseurs des Alpes. Dicevamo, i confini della sezione Val Susa arrivano con la Francia, il legame con gli amici alpini francesi è dimostrata che sfilano dietro il vessillo della sezione. Onore agli alpini in missione di pace. Lo dicevamo prima con la sfilata della sezione di Cuneo. Siamo presenti con tante, tante iniziative, tante missioni e siamo lì per garantire la pace. I 36 gagliardetti e rappresentate i vostri 2800 soci. E poi come non ricordare Abruza sotto il Susa, facciamolo sentire alpini della Val Susa, forza Abruza, Abruza, Abruza. Brucia sotto il Susa, ma bruciava davvero perché il Susa è sempre stato tosto e la dimostrazione che gli alpini valsusini non si tirano indietro e come tutti gli alpini sempre sul territorio, sempre operativi. I veterani della 40ª batteria, così siamo così o non siamo? E anche voi storici, la 40ª batteria, tante esercitazioni, tante missioni e questa è la rappresentanza di quello che nel battaglione Susa erano coloro che andavano a fare le varie esercitazioni, esercitazioni NATO e qui oggi sfilano e vengono rappresentati dalla 40ª batteria.